Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Meleto Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluto e vi auguro un buon ascolto e buona visione. Vi riferisco sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico Nuovo Polistena. Risultato del primo tempo 0-0. Dirige il signor Antonino Comperatore. Le formazioni annunciate del primo tempo: Borgo, Caridi, Fuocai, Saicoli, Uzzo, Manganaro, Bruno Pio, Nucera, Obinna, Russo, Scordosgo e Russo. Fiammata in avanti della formazione locale, sempre 0-0 il risultato. Il Polistena, Nuovo Polistena, ha annunciato Mangiaruca, De Leo, Bertucci, Fazzari, Bruzzese, Rocco Canatà, La Rosa, Mileto, Amaro, Francesco D'Agostino e Sorbar. In panchina agli ordini del signor Vincenzo Calcopietro ci sono i vari Muià, Sinopoli, Audino, D'Agostino, Kevin Piccolo, Claudio Piccolo, Marco Cannatà. C'è ora un calcio piazzato decretato a favore delle Furie Rosse. Terzo minuto della ripresa, risultato ad occhiali, attacca il Nuovo Polistena. C'è una punizione, siamo a una 30-35 metri dalla porta difesa da Liuzzo. Grappolo di uomini in aria, sta per partire il tiro. Che si infrange sulla barriera eretta davanti a Liuzzo. È una partita leale e sincera, giocata arriva Adri, arriva a spalle. Intanto nelle file ha portato delle modifiche mister Cormaci. Ha mandato in campo Martino. Mentre il Nuovo Polistena ancora Martino torna sui suoi passi, questi è Isaiku, ancora Isaiku, la palla non arriva a Martino, fa buona guardia Russo Giuseppe, non riesce a raggiungere la palla Foca, e allora Mangiaruca immediatamente tenta di mettere in movimento i propri compagni centrocampisti e attaccanti. Conquista il Nuovo Polistena una rimessa laterale all'altezza del cerchio del centrocampo. Occhio! Un colpo di testa da parte di Martino, un liscio, viene spinto lateralmente Foca da Bertucci. Ecco il motivo di questo calcio piazzato, battuto Martino.
c'è stata una dormita collettiva da parte del centrocampo pianigiano, ma il Borgo non ha approfittato convenientemente. Un colpo di testa da parte di Martino. Rimessa laterale, sempre a favore dei padroni di casa che stanno schiacciando l'acceleratore a tavoletta ora nel tentativo di pervenire al gol del vantaggio. Siamo sullo 0-0, siamo nel campionato di seconda categoria. Guarda là. Attenzione, c'è stata una grande parata da parte del portiere che ha chiuso l'angolo di tiro, grande, grandissimo Mangeruca, protagonista di 3-4 interventi da campione che hanno salvato la porta e il risultato fino a questo momento. Dunque il guardiano del faro di Polistena in questo momento è uno dei protagonisti in senso assoluto di questa partita, con le sue magiche parate è riuscito a salvare la propria porta, a conservare lo 0-0. Nucera, il lancio di Sglo, il tiro di collopiede, c'è stata una deviazione, non è dello stesso avviso l'arbitro, va a chiedere spiegazioni, ma l'arbitro rimane irremovibile sulle sue decisioni, nulla di fatto e nulla da fare. 0-0. Rocco! 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 Oh! Entra Kevin Piccolo, classe 97. No, 99. 99 il numero, 99 l'anno. Si comincia già a piccoli tratti con il pit stop. Bravo Kevin! Merda! Va bene Kevin! Bravo Kevin! Grande Kevin! Rocco, mi raccomando! 8 minuti nella ripresa. Dai, non vogliamo. 0-0 al Saverio Spinella di Merito Portosalvo tra Borgo Grecanico e Nuovo Polistena nel campionato di seconda categoria, girone E Calabria. Palla che arriva dalle parti di Mangeruga, si inarca, afferra il pallone, lo spedisce in avanti. Perde palla Russo, ancora Russo, l'arbitro però assegna un calcio piazzato già battuto, non vuole perdere tempo. Foca, calcio d'angolo, appare deciso il Borgo Grecanico a fare sua la partita, si difende con ordine la formazione pianigiana e quando può colpisce in contropiedi. Calcio d'angolo già battuto, perde palla Lucera, è andato al tiro Isaicu, sbaglia mira e bersaglio, ha tentato il tiro della domenica. Anche se siamo a mercoledì, nulla di fatto, sempre 0-0. Mangeruca con questo pallone in avanti prende l'ascensore delle torri Petronas, ma non riesce a colpire Martino.
ancora Martino, Russo in girata, ancora Russo, Martino, bravo Kevin, conquista una rimessa, ancora Martino, l'ultimo a toccare è stato Caridi. Foca, non c'era, fa fuori un paio di avversari, un altro, ma non il quarto. Circondato da un nucleo di avversari, finisce col perdere palla, ma conquista una punizione che verrà battuta. Se non andiamo errati, da Iamonte. Cross, c'è un grande mormorio in piena area, va a lamentarsi il giocatore del Polistena con l'arbitro. Sì, Kevin! Va bene, va bene. Occhio a spalle, Kevin, Kevin, Kevin! Seguilo, Kevin, seguilo! Attenzione! Finisce a terra in piena area. Invoca la concessione di un calcio di rigore, non è dello stesso avviso l'arbitro. Bravo, Kevin! Grande occasione per il Borgo Greganico, che è andato vicino alla conclusione, ma il giocatore è terminato a terra in piena area, ha invocato la concessione di un calcio di rigore, naturalmente l'arbitro era lì a due passi e non ha concesso alcunché. Ora c'è un'altra sostituzione nelle file, esce il 21 Amaro, entra il 98 Piccolo, entra un altro Piccolo, che è il Piccolo Paolo, questo è il 98, classe 98. Questo è il momento del pit stop, vuol dire che entrano in scena le Dunlop, Kreber, Ferrari, Firestone, Bridgestone. Attenzione, sventa la minaccia ma insiste ancora il Borgo. Sgro, finisce a terra in piena area. Tutto regolare per l'arbitro, è la seconda volta che succede nel giro di un paio di minuti. Tutta! Buona club, buona! Grande Kevin, grande Kevin, grande Kevin! Ha seminato lo scompiglio il nuovo entrato nella difesa avversaria. No Kevin. Alberto Sgro. Con questo lancio in avanti, palla in zona morta, dove non ci sono compagni, c'è solo Fazzari, con tutta calma recupera e porge a Mangeruca. Cerca di impostare ora, partendo da lontano, la manovra offensiva, la formazione pianigiana. Bravo Claudio! Polistena in avanti. Grande Cla!
con un tiro dalla distanza, siamo un 35 metri dalla porta, un tiro pretenzioso tra virgolette che non sortisce effetto alcuno. Quindicesimo del secondo tempo, dunque è passata già un'ora e il risultato è sempre inchiodato sullo 0-0. Le emozioni non sono mancate in questa gara, stress ed ansia, ma il risultato non accenna a schiodarsi. Girati che! Liuzzo sistema la sfera sul vertice sinistro della sua area. Occhio Angelo! E poi con il suo piattone cerca di mettere in movimento Foca. Con calma e ordine la formazione. D'astuzia di mestiere ma anche di forza Isaiku. Conquista una rimessa laterale all'altezza della sua tre quarti che verrà battuta. Alberto perde palla. Guardiamo la palla, non abbassiamo la testa. Questo è Martino. Ancora. Come va a essere suo? Qui c'è bisogno del metal detector per trovare il golletto. Vai, mamma. Bella Ciccio. Dai, Ciccio. Dai, Ciccio. Bisogna sfogliare la margherita o cercare la profezia di Nostradamus. Sta di fatto che il golletto non arriva e siamo già al 18° minuto del secondo tempo. Ecco l'Adri, prendilo prima Adri, ce l'ha alle spalle. Palla verso Nucera, perde l'attimo buono Nucera, circondato da un paio di avversari che lo stringono in sandwich, non riesce a coordinarsi per il tiro a rete. Ancora Nucera. Finta e doppia finta, cross al centro area. Ancora Martino. Attenzione, perde l'attimo fuggente, il pallone si spegne tra le braccia di Mangiaruca. Che poi con lo piede cerca di mettere in movimento i propri compagni. Un colpo di testa da parte di Sgro. Martino, palla in avanti verso Foca, attenzione Foca, entra in aria Foca e viene strattonato, invocano la concessione del calcio di rigore anche in questa circostanza, era dentro, era fuori, episodio da Moviola. Intanto il giocatore del Polistena è a terra e l'arbitro accorre per sincerarsi delle condizioni del calciatore pianigiano rimasto infortunato nel corso della precedente azione.
ci avviamo verso il 20° minuto nel corso della seconda frazione di gioco. Il Polissena si difende bene, con ordine, senza affanno, e quando può colpisce in contropiede, lo ha fatto diverse volte nel primo tempo ma anche nella ripresa, si è affacciato qualche volta dalle parti di Liuzzo. Il gioco riprenderà con un calcio piazzato nei pressi della linea mediana, nella parte bassa, sulla linea di battuta c'è Nucera che cercherà di sorprendere Mangeruca con una sciabolata in diagonale. E Mangeruca risponde alla grande da par suo. Dai Ale, dai Ale! Oh cazzo! Il gioco! Ma come si riesce? Non riesce a sfruttare la maggiore freschezza atletica fino a questo momento la formazione di casa, ma il Polistena si è difeso sempre con ordine e quando ha potuto si è reso pericoloso in contropiede. Dai Claudio! Usufruisce ora di una rimessa laterale nei pressi della bandierina. Il cross c'è una punizione per il Polistena da posizione piuttosto favorevole, c'è un altro cambio nelle file del Polistena, sta per entrare nuovo cambio nel Polistena. Esce Francesco D'Agostino, 72, entra bene, Marco Canata, con 5? Marco Canata col numero 9. Aspetta Rocco! Terza sostituzione nelle file del Polistena, è entrato Marco Cannata con il numero 9. Punizione per il Polistena, attenzione, la posizione più che favorevole, la palla è quasi nei pressi della linea mediana, è il nuovo entrato Marco Cannata. Tenterà di sorprendere Liuzzo. Breve rincorsa. Mano! Ma che fischia! Don Angelo che giocano! Il pallone era finito in fondo al sacco ma c'era stato un precedente fischio arbitrale, quindi non si tratta nemmeno di gol annullato. Insiste ancora il Polistena in avanti. Dai Marcuccio. Martino. Isaiku. Senza fallo. Ancora Isaiku. Con questo lancio. Facile preda però degli avanti del Polistena. Sì, sì Carlo, parti lungo Carlo! Uomo! Grossa ingenuità questa volta.
l'arbitro estrae un altro cartellino giallo, questa volta finisce sulla blacklist Martino. Polistena che tenterà di sfruttare quest'altra occasione. Ah, sì, sì. Sul primo, Carlo! Lungo lancio. Si era lasciato sfuggire il pallone Liuzzo, ma non è stato svelto l'attaccante del Polistena. Altra grossa occasione per il Polistena. È solo! Marco! Grande Kevin. È arrivato con un attimo di ritardo, il portiere si era lasciato sfuggire il pallone, però l'attaccante del Polistena è arrivato con un attimo di ritardo e non ha potuto ribadire. La chi ha botta Marco! 26esimo del secondo tempo, sempre zero a zero. Palla sbrigolata da parte di Liuzzo. Ora il Polistena da qualche minuto sta prendendo coraggio. Liuzzo aspetta che i compagni. È lì Rocco, è lì che è lunga! Rocco! Si smarchino. Non mi sbaglio, ero in allenamento. Guarda, Pecchita! Ma no, Pecchita ne sci e tu ci ha spostato! È nato sotto alle croce! Sì, sì! Quando andiamo a partire! Che soffiamo, panna gli attini! Aspetta, pure Forst, non vuole! Si è fuori, si è messo pure Forst! Si infortuna un giocatore del Polistena da solo perché nessuno lo ha ostacolato. Che cazzo fischiamo? Subisce fallo l'attaccante. E l'arbitro decreta un calcio piazzato fuori dalla formazione locale. 28esimo nel secondo tempo, 0-0 sul rettangolo di gioco dello stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo tra Nuovo Polistena e Borgo Gregani. Spingi tu che spingo anch'io, c'è una grande ressa, si accendono gli animi, ma... Questo è il momento del wrestling, entrano in scena i campioni John Cena, Big Show, Battista, Tiger Man, Hulk Hogan, Rey Mysterio, Eddie Guerriero, Kurt Angle e Undertaker. Riesce l'arbitro a riportare la calma. 22 giocatori raccolti in un fazzoletto, arriva anche Liuzzo. Carlo, mischie furibonde, zuffe, spingi tu che spingo anch'io, l'arbitro si limita a osservare. Ma non fai niente, no! Arbitro, guarda! Arbitro! Sei un pezzo di puttana! Arbitro, che stai facendo? Non estrae nessun cartellino l'arbitro, aspetta che la tempesta si plachi da solo, da sola. Arrivano e... anche i dirigenti della panchina.
per ristabilire l'ordine. Anche Cormaci fa da paciere. Minuti di concitazione, posta in pari altissima il Borgo Greganico per non perdere. Terreno rispetto alla Ludos vecchia miniera, che rischia di accumulare quei 10 punti che taglierebbero fuori dai playoff proprio il Borgo Greganico. Siamo alla mezz'ora nel secondo tempo. Il risultato è sempre inchiodato sullo 0-0. Si sta giocando poco al pallone. Scoppiano attacchi di logorrea. Si accendono in ogni angolo del campo dei focolai. Sta di fatto che da circa 5 minuti la partita ancora non accenna, non c'è nessuna invasione di campo, non ci sono rimostranze del pubblico, niente di tutto questo, solo i giocatori in campo e l'arbitro deve gestire nel migliore dei modi. Non ha estratto cartellino alcuno né di sbarramento né di... Il gioco riprenderà con una punizione a favore della formazione locale. Sulla linea di battuta c'è capitano Alberto Sgro. Partita appiattita sulla spending review nel secondo tempo, perché non... Ecco, finalmente l'arbitro si è deciso a estrarre 3-4 cartellini. Non abbiamo seguito, ma abbiamo visto però che ha sventolato a destra e a manca almeno 2-3 giocatori saranno finiti finalmente sul cartellino, sulla blacklist. L'arbitro ha sventolato a tutta birra. E non possiamo dire nemmeno che sia una strana partita, perché queste cose purtroppo avvengono, succedono, si susseguono in tutti i campi. Tempi sono cambiati. Bisogna adeguarsi. Punizione per il Borgo Greganico. Sulla linea di battuta c'è il capitano Alberto Sgro. Fischio arbitrale, parte il cross, un colpo di testa da parte del difensore. Palla che finisce in fallo laterale. Si è abbattuto. Girata, un colpo di testa da parte del difensore. Palla che penetra nelle retrovie, ma oltre la linea di fondo nulla di fatto. Trentaquattresimo del secondo tempo, quindi una decina di minuti più recupero alla fine delle ostilità, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Portosalvo tra Borgo Greganico e Nuovo Polistena. In palio l'alta classifica e anche la bassa, e vedremo come andrà a finire. Nostra! Alla!
Scossa Adri! Rimessa laterale per il nuovo Polistena. Due. Uomo. E palla che finisce nel sottostante pallone del Mauro Simone. Sono tantissimi i palloni finiti in questo torrente che scorre ai margini dello stadio. Almeno 5 o 6. Arriva un settimo pallone. Occhio al lancio. Si smarca e riceve Lucera. Finta e doppia finta, cerca di andarsene Alberto, 3-4 avversari, un quinto, ma non un sesto che lo stende, e l'arbitro decreta un calcio piazzato già battuto. Ma non riesce a coordinarsi il Borgo Greganico. Si ostina a trascinare palla, l'attaccante finisce col perdere palla. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file del nuovo Polistena, sta per entrare Sinopoli col numero motorolino. Con il numero 16 Sinopoli, negli ultimi 7-8 minuti del match, più recupero, stringe i denti l'allenatore, stringe i denti anche il nuovo Polistena, che vuole portare a casa un pareggio quanto mai prezioso, se non altro. Dai Claudio! Attenzione! Dai Claudio! Occasionissima! Il tiro c'è! La parata pure! Il Polistena ha avuto la sua grande occasione per portare a casa l'intera posta in palio, ma è stato bravo in questa circostanza il portiere Liuzzo. Claudio, va bene! Integli scivolato e è riuscito a sventare la minaccia, ma il Polistena è andato vicinissimo al gol del vantaggio. Si giocano gli ultimi 7 minuti più recupero a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo tra Borgo Greganico e nuovo Polistena. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone E. Un'altra sostituzione. Esce Carlo Mileto col numero 8. Entra... Esce Mileto ed entra Audino. Cinque sono le sostituzioni ammesse, il Polistena le ha centellinate, le ha spalmate nell'arco dei 90 minuti. Ora si giocano gli ultimi 5 più recupero, anche il Borgo ha mandato in campo Iamonte. Attento, non dobbiamo rischiare nulla, eh. Laterale a sostegno con tutta calma,
Si tratta di Fazzari. Che c'è in decca 1, Nino? Nino, arredi te su. Ogni espediente per perdere tempo è buono, ma bisogna considerare che i giocatori abbiano speso tutta la birra che avevano in corpo. Il Polistena non ne vuole sapere. Sempre questo Rocco. Non solo di perdere il match, ma nemmeno di fare giallo quasi. Solo, solo! Arrivano! Rocco! Arriva! Dove Adri? Spiove l'ottavo pallone. Mentre i raccattapalle si affannano a recuperare i numerosi palloni che sono finiti a bordo campo. Polistena in avanti alla ricerca del gol del KO. Ha sbettato. Guarda la palla Angelo, guarda la palla Angelo. A Uddino, uno degli ultimi entrati. Rocco è nostro. Sbaglia Mire Bersaglio. Vai Marco. Rimessa laterale a favore della formazione di casa. La va a battere Martino. E dietro. Uomo dietro, e tu chiamaia! E mano nera! Palla in zona morta, la gestisce meglio il Polistena. Invocava la concessione della rimessa laterale, non è dello stesso avviso l'arbitro, allora il Polistena può provarci con questo lancio in avanti. C'era la regola del vantaggio, non osservata questa volta, ma va bene così. Polistena in avanti, che sta pressando ora con tutti gli organici, difensori, mediani, attaccanti, centrocampisti, nel tentativo di sfondare il bunker. La palla non si sa come perviene dalle parti di Nucera. Rimessa laterale. Quarantatreesimo della ripresa, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Mancano soltanto poco meno di 2 minuti alla fine del match, più recupero. Bisogna dire che il Polistena non ha mai fatto le barricate. Calcio d'angolo per il Borgo Grecaneo. Siamo ormai al 45esimo del secondo tempo. Si aspetta l'indicazione dei minuti di recupero da parte dell'arbitro. È lì Angelo! È lì! Nuovo calcio d'angolo, questa volta dall'altra parte, sul settore di sinistra. 6 minuti o 7, non abbiamo visto bene. 6, 7, 7.
7 minuti di recupero. Parte il cross, finiscono due giocatori a terra, ma l'arbitro non concede rigore alcuno, anzi. Che anno è? Finisce in fuorigioco. Angelo, girati. Si diceva che il Polistena non abbia mai, il nuovo Polistena, arbitro recupera, non abbia fatto mai le barricate e si è sempre difeso con ordine, senza affanni. Questo è il tempo dei crampi. E delle zuccate. L'arbitro invita a rialzarsi e allora Mangeruca tenterà di mettere in movimento i propri attaccanti. In bocca palla De Leo. De Leo perde l'ottima occasione. De Leo, e a terra un giocatore. Ma sto un branato di merda, ora ti dice fino ad ora a posto, contro l'asta si può cercare la fine parte. Ma se manco palle già, ma chi sta già? E ormai si attende soltanto il triplice fischio di chiusura da parte dell'arbitro, che ha dato 7 minuti, ma non si è giocato nel secondo tempo, si è giocato poco a pallone, molto a chiacchiere. Sono andati via 3 dei 7. Attenzione Ale! Dai Nino, dai Nino, dai Nino! Fuori gioco! Palla rinviata in avanti alla meno peggio. Ogni tanto ne vediamo, eh? Per l'inglese. Ogni tanto ne vediamo. Ti hai visto che non giocava all'inizio? Sì, Marco! Siamo nel 99. Attenzione, nuovo Polistena in avanti. Può nascere tutto. Sbaglia, ma insiste ancora in avanti. Uomo! Palla che si spegne tra le braccia, ma il Polistena ha tentato il colpaccio. Solo! Circondato da quattro avversari, finisce col perdere palla. Com'è fuori il gioco che c'è un PR? C'è provato. Non dare. Si attende ormai soltanto il triplice fischio di chiusura da parte dell'arbitro. Polistena che sta per portare a casa un pareggio prezioso quanto. Dai che è finita, dai che è finita! Un rubino dello Sri Lanka. Sì Angelo, sì Angelo! Controlla il cronometro l'arbitro, ma ancora si gioca. Arbitro! Palla in avanti alla meno peggio, si difende con i denti e con le unghie la formazione pianigiana. Rimessa laterale, aspetta Nicola! Angelo una mano, Angelo! Angelo 14! Spedisce in fallo laterale senza tanti complimenti. È finita arbitro! Ah, 21 giocatori in un fazzoletto di terra.
forse l'ultima occasione della partita. Spedisce a terra un giocatore, ma l'arbitro non ha bocca. Spedisce in avanti, ma anzi un altro giocatore che finisce sulla blacklist. Ormai la partita sta per chiudersi sullo 0-0. Il Polistena porta a casa un pareggio molto prezioso, ma ha avuto anche la palla giusta per vincere il match. Ha fatto di più, ha prodotto di più la squadra di casa, il Borgo Grecanico, che ha colpito anche un palo, 3-4 parate da campione da parte di Mangeruca, qualcuna anche a bruciapelo. Palla che si impenna. Un colpo di testa da parte e dietro e avanti, ha tentato, è proprio in questo momento l'arbitro. Sentiamo il commento di uno dei dirigenti del nuovo Polistena, il signor Napoli. Carica? Dirigente. Dirigente, allora a lui il microfono per commentare questa partita. Beh, niente, abbiamo preparato la partita tutta la settimana e diciamo che alla fine siamo riusciti a mantenere un risultato che per noi può andare bene, anche se abbiamo avuto le occasioni per poter vincere la partita, ma comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra abbastanza compatta e abbastanza forte sul campo e non solo. Con questo pareggio siete quasi salvi. Beh, a dire la verità noi la classifica la vorremmo guardare l'ultima giornata, anche perché purtroppo, come si può vedere dai risultati che arrivano, ci sono alcuni risultati che magari non ci aspettavamo prima, quindi vogliamo aspettare a domenica e vedere come va a finire con l'altra partita. Abbiamo il Grotteria in casa e speriamo di riuscire a ottenere i 3 punti per essere comunque più sicuri. È proprio tutto, vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per ulteriori interviste. Linea a Bruno Taverna. Borgo Grecanico, nuovo Polistena 0-0. La parola ad Antonio Cormaci, trainer dei locali. Purtroppo ci abbiamo provato a fare gol, abbiamo preso un palo, qualche occasione potevamo sfruttarla meglio e dobbiamo accettare questo pareggio, non possiamo fare altro purtroppo. Mi dispiace solo che i miei ragazzi in un momento decisivo abbiano pensato di perdere un po' le staffe invece di pensare di giocare, perché se siamo stati fermi più di 5 minuti, poi l'arbitro ha recuperato 6 minuti, ma su 6 minuti poi non si è giocato nemmeno. Secondo me era il momento decisivo e tutto doveva, in una punizione nostra non possiamo perdere le staffe o cadere nei tranelli di chi ci spinge o dice qualche parola di troppo. Dobbiamo crescere in questo, perché noi avevamo una punizione da battere e invece per più di 5 minuti non abbiamo giocato, in un momento forse decisivo, perché era il 30° minuto, quindi è stata una sciocchezza secondo me cadere nel tranello degli avversari. Avete trovato di fronte un Polistena che ha venduto la pelle a caro prezzo. Sì, è giusto che sia così, è normale che ognuno si giochi senza fare le barricate.
Sì, sì, è una buona squadra. Io credo che i 22 in campo l'età media fosse bassissima, quindi ecco perché pure è stata una bella partita, piacevole pure per gli spettatori, sotto un caldo molto afoso, quindi questo poi è pure difficile. Il primo caldo è quello che ancora non si è metabolizzato, quindi magari si fa più fatica. Poi noi purtroppo abbiamo il problema è che ci alleniamo alle 19 spesso e volentieri, quindi sicuramente questo ha pure influito. Il Borgo ce l'ha messo tutta, ha disputato un grosso match, ma non ha vinto. Noi abbiamo disputato un grosso campionato, se tu vai a guardare la nostra rosa è composta da ragazzi giovanissimi, non abbiamo il giocatore che ha fatto 10 anni in eccellenza o in promozione come ce l'hanno spesso gli avversari, perché con questa crisi è tutto, magari spesso un giocatore che ha giocato in categorie più importanti verso i 28-30 anni decide di magari di giocare nella squadra del paese, di giocare in una squadra, una categoria che lo impegni meno rispetto a quelle dell'eccellenza e della promozione. Quindi una partita alla fine, che scenario si prevede? Una partita alla fine, abbiamo solo secondo me, dai risultati che so, dobbiamo solo andare a vincere contro la Ludos per poter fare i playoff. Mister Vincenzo Calcopietro, con qualche passato glorioso anche nelle file della Regina e del Perugia, se non andiamo errati. Sì, sì, esatto, ho avuto un trascorso tra il settore giovanile del Perugia Calcio nell'anno del giovanissimo nazionale e ho avuto un altro trascorso nella Regina, però penso che oggi parlare di me è l'ultima cosa, quando i ragazzi si sono esibiti in questo modo dando tutto dal primo all'ultimo secondo. Giocare fuori casa nella posta dei Leoni con questo carattere e questa personalità. Sì, sì, assolutamente, abbiamo messo grande carattere, lo sapevamo quello che ci aspettava visto la partita dell'andata, che è stata una partita dura. Sappiamo che Borgo è una buona squadra con delle buone individualità e siamo venuti qui, ci siamo preparati in settimana per giocarci la nostra partita dal primo all'ultimo secondo, centimetro per centimetro di campo. Ha avuto più palle gol il Borgo, ma il Polistena ha avuto le sue palle gol per portare sulla piana di Gioia Tauro l'intera posta in palio. Assolutamente, nel primo tempo ha avuto qualche occasione in più il Borgo, dove soffrivamo tantissimo sugli esterni, poi abbiamo preso un pochino le contromisure e penso che tutto sommato a fine della partita, visto che il primo tempo sono stati più propositivi loro, nel secondo siamo stati un pochino più propositivi noi, alla fine il pareggio sia il risultato più giusto per quanto riguarda questa partita. Il mago del Polistena aveva il compito di portare la squadra alla salvezza, possibilmente dalla porta principale senza le finestre dei play-out. Sì, diciamo che noi abbiamo intrapreso un percorso molto più drastico, dalla salvezza, dai play-off, dall'andare in retrocessione in zona diretta. Noi affrontiamo partita per partita, siamo ripartiti l'anno scorso, abbiamo preso un gruppo tra i 90 e i 2000, vogliamo intraprendere un percorso di crescita che va al di là delle categorie, poi attendiamo il campo, quello che ci dice, ma siamo coscienti che siamo in un percorso di crescita e non siamo in un punto di arrivo, anzi siamo una realtà da costruire e da formare bene in pianta stabile. I campesinos, i peones, gli aficionados del Polistena sognano i fasti di un tempo, quando il Polistena, ai tempi di Andriello per intenderci, militava nel campionato di eccellenza regionale calabrese. Assolutamente, il Polistena ha avuto un passato glorioso, forse anche troppo per la realtà che siamo noi. Quello è un Polistena diverso, è un Polistena con altre prospettive che si è già spinto in alto. Noi ripartiamo dal basso portandoci sicuramente questo ricordo che ci spinge e ci dà voglia di riportare al più presto il nostro gruppo nelle categorie superiori, senza fretta, perché non siamo una squadra dove abbiamo dei ragazzi che sono pagati, ma abbiamo soltanto dei ragazzi che hanno voglia di crescere e quindi con il tempo penso che raggiungeremo. Possono crescere nel campo in erba di Polistena? Assolutamente possono crescere. Erba naturale, mentre questa è sintetica. Sì, finalmente a casa nostra abbiamo ripristinato il campo, però giustamente abbiamo avuto qualche anno buio dove non c'è stata una squadra e quindi automaticamente
prendevamo in considerazione più il campo in erba sintetico, che abbiamo anche il campo di erba sintetico, piuttosto che quello là sotto. Adesso c'è una realtà, c'è una squadra e giustamente il comune si è messo in movimento per metterci a disposizione quell'impianto. Ci vuole tempo, pazienza e denaro, ma la passione non manca. Ci vuole tempo, pazienza e il cuore, penso che ci vuole tempo, pazienza e il cuore, e poi tutto quello che viene in campo è frutto del lavoro settimanale che si fa, più di ogni altra cosa, poi il resto viene tutto di conseguenza. Non ci basiamo sul denaro perché non siamo una forza economica, ci basiamo sul lavoro. Meraviglioso, strepitoso Polissena che ha giocato col coltello fra i denti. Vi ringrazio, grazie mille. Marco Mangeruca, classe 95, ecco l'eroe del giorno con le sue magiche strepitose parate, almeno 4 da campione, è riuscito a mantenere inviolata la propria porta e a salvare il risultato. No, diciamo che tutta la squadra ha fatto una grandissima prestazione, abbiamo sofferto quando c'è da soffrire, e abbiamo provato a vincerla anche nel finale provando con qualche percussione, ma alla fine ci teniamo stretto questo pareggio. Perché alla fine speriamo che serve a salvarci e fare il prossimo anno un campionato diverso e provarlo anche a vincerlo se possiamo. Merito di tutta la squadra sicuramente, ma grazie alle tue magiche parate il Polistena oggi è praticamente salvo. Se oggi ho fatto questa prestazione anche merito della squadra, perché mi conforta sempre anche il mio mister Mimmodino, che stiamo lavorando bene con lui e peraltro spero il prossimo anno, se resto qui, di fare ancora molto di più e dare il mio contributo alla squadra. Sei rimasto sempre un fedelissimo nel Polistena e stai seguendo le orme del grande Misale. Per arrivare a Misale ancora dovrei lavorare tantissimo. No, qui è impossibile che non resti, perché alla fine è l'unica società che mi ha dato fiducia. 4 anni fa non ero nessuno e tuttora non sono nessuno. Oggi ho fatto questa prestazione e merito loro e ringrazio tutta la società. Un Tarzan che sulle liane vola meglio di Johnny Weissmuller. Speriamo continui così, però voglio solamente ringraziare davvero tutta la squadra, perché se siamo qui che lottiamo ogni giorno e che cioè, meritiamo di questo 0-0, lo portiamo a casa, lo meritiamo e proveremo ancora a combattere il prossimo anno. E se le notizie sono buone, pare che ci siano due squadre di eccellenza e due di promozione che vorrebbero usufruire delle magiche parate di Mangeruca. No, non mi interessa niente, lavorerò sempre con loro, non posso accettare altre offerte, anche se ci sono, non mi interessa niente, perché resterò sempre qui.